Ciao belligeranti, bentornati su Warno, io sono Legion. Questo è il primo di una serie di video incentrati all'apprendimento delle meccaniche di gioco. Partiremo da alcuni concetti per una conoscenza del gioco livello 0, quindi beginner, e andremo man mano sempre più in profondità e sviscereremo un po' tutte le meccaniche del gioco, quindi nella speranza di essere d'aiuto anche a giocatori più avvezzi che non si approcciano per la prima volta al gioco, ma che magari non conoscono bene tutte le meccaniche. Oggi parliamo principalmente dell'interfaccia dei menu. I menu che vediamo quando entriamo sono questi. Ok, partiamo subito dal profilo. Possiamo vedere che qua intanto possiamo cambiare il nome in gioco, o meglio, il nome del profilo dei server Yugen, perché la Yugen, pur appoggiandosi a Steam e altre piattaforme, ha una sorta di elenco interno dove crea sostanzialmente dei profili paralleli alle piattaforme, quindi Steam nel mio caso, e quindi possiamo cambiare il nostro nome visualizzato all'interno del gioco. Qua abbiamo una breve recap del nostro livello con i vari XP e il tempo di gioco suddiviso per le varie modalità di gioco, un tab dedicato alle classificate e al rango ottenuto dalle classificate, un tab dedicato alle statistiche delle partite multiplayer, uno dedicato alle statistiche delle partite in locale contro l'intelligenza artificiale e uno dedicato alle campagne che non sono state ancora rilasciate. Poi da sinistra verso destra abbiamo l'armeria, che ci permette di analizzare tutte le varie unità del gioco con filtri e altro. Divertitevi voi a, insomma, vedere i filtri, tutto è abbastanza semplice. E a creare i vari battle group, quindi no, i vari deck che poi ci porteremo in battaglia. Vedremo in un video apposito come creare un deck, cosa guardare e così via, come utilizzare l'armeria. Quindi vedremo in futuro, approfondiremo in futuro l'armeria. Il centro mod, che dovrebbe essere un modo per gestire in maniera efficace tutte le mod. Un qualcosa di simile al workshop di Steam, ma dentro il gioco. La schermata del multiplayer, che è una delle schermate più importanti del gioco, forse seconda solo all'armeria, che si contraddistingue di vari elementi. Intanto il numero di giocatori online. Poi vediamo che abbiamo l'elenco delle classificate e gli amici che abbiamo sia su Steam che in gioco. Vedete che, insomma, come vi dicevo prima, il sistema Yugen è un po' articolato. Poi abbiamo, diciamo, questa lista di server veloci, ok, che è semplicemente se vogliamo giocare una 10v10 o una 10v10 tattica, clicchiamo e ci modifica i filtri per vedere esclusivamente quelle. I filtri che ci permettono di filtrare le partite secondo i nostri interessi ed evitare questo alt text qui. Filtri, ragazzi, quando sono attivati vedete che l'icona è chiara, disattivata è scura.
Poi possiamo caricare dei replay, quindi vedere dei, sostanzialmente dei replay che vengono tra l'altro salvati automaticamente se non modificate l'impostazione, ecco, e possono essere visualizzati solamente, ragazzi, attraverso il gioco e solamente i replay della versione corrente. Quindi noi adesso siamo con la versione questa qua, se cambia con la versione 5.71 tutti i replay che abbiamo non possono più essere visti. Mi sembra che funzioni così a memoria. Poi torniamo a schermata di multi. Abbiamo la schermata delle classificate, dove possiamo visualizzare il nostro rango, e questo rango visualizzato è quello corretto, ed è immediatamente corretto anche, non è necessario aspettare il refresh del server per vedere il proprio rango. E possiamo scegliere se giocare patto o nato, quindi blue for o red for sostanzialmente, anche se nelle classificate, anche se scegli blue for, puoi giocare come red for, nel senso che ti mettono, diciamo, team rosso ma giochi comunque nato, quindi nato o patto semplicemente. Ricordatevi sempre di selezionare il giusto deck, perché ogni volta ve lo resetta, e quindi è abbastanza brutto e scomodo partire a fare una classificata senza il deck giusto. Consiglio personale, spassionato, non cercate partite classificate per più di 2 minuti, nel senso, quando voi qua fate ranked, selezionate, fate conferma, inizia a darvi un timer e cerca, ok? Non rimanete in coda per più di 2 minuti, altrimenti rischia, anzi non rischia, altrimenti potete venire matchati dal sistema, accoppiati dal sistema di matchmaking con giocatori molto più forti o molto più deboli di voi. Mentre normalmente se state sotto i 2 minuti è possibile, generalmente il gioco tende a mettervi contro avversari di livello più o meno, di rango più o meno simile al vostro. Questo però non è totalmente corretto, perché se l'avversario sta cercando da più di 4 minuti, anche se voi siete sotto i 2 minuti, il sistema può matcharvi con lui indipendentemente dal rango. Quindi il sistema di matchmaking è un pochino punitivo, anche perché la player base che ci gioca è abbastanza ristretta. Comunque ci sono delle modifiche a cui stanno lavorando, quindi in futuro potrebbe cambiare, speriamo in meglio. Consiglio spassionato: se vi state approcciando da poco al gioco, non partite con le classificate. Quindi non partite creandovi un deck e subito classificate, oppure senza neanche crearvi un deck usando uno di quelli precreati. No, giocate le classificate solo quando avete imparato le basi del gioco. Poi è possibile creare appunto una lobby quando vogliamo stare. Allora, abbiamo diversi parametri. Il nome della lobby, vabbè. La lobby pubblica o privata, quindi se è visibile qui oppure no. Ok? Di solito quando la si crea con degli amici è meglio metterla privata, fare entrare gli amici e poi renderla pubblica, così ci si riesce a organizzare tutti e non c'è bisogno di buttare fuori gente o altro. Quanti giocatori, che tipo di partita, quindi quanti giocatori sostanzialmente volete far giocare.
Questi due parametri sono entrambi modificabili all'interno della lobby una volta creata, quindi non è un problema. Se è consentito o meno osservare la partita in corso, quindi non giocare ma osservarla, e un filtro dei Battle Group che attualmente non è attivo, ma immagino che in un futuro con DLC roba varia possa andare a limitare i deck utilizzabili, le divisioni utilizzabili. Ora, una volta dentro la lobby, come facciamo ad aggiungere slot per giocatore? Semplicemente più ragazzi possiamo aggiungere fino a un massimo di 4 versus 4, quindi fino a un massimo di 8 giocatori. Quindi, anche se la create 1v1 e poi volete far giocare altre persone, non è un problema, si fa tranquillamente. Poi, qua abbiamo dei parametri, ok? Qua potete selezionare la mappa che volete, oppure lasciarla selezionare al gioco, che selezionerà appunto la mappa casualmente, prendendola dalla pool, dal gruppo di mappe adatte al numero di giocatori. Vedete, qua ci sono 2P, 4P, 6P, vuol dire indica il numero di giocatori, quindi in 1v1, Death Row, Geisha, Mount River, Two Lakes sono le mappe tra le quali sceglie. Ok? Se il tipo di partita, se farla conquista o distruzione, vediamo dopo quali sono le differenze. Se fare una partita NATO versus patto, quindi blu verso rosso, NATO verso NATO, quindi blu verso blu, o rosso verso rosso, patto verso patto. I punti iniziali, quanti punti si guadagna ogni tot in partita, il punteggio obiettivo per la vittoria, il tempo limite, attenzione qui, ogni volta che entra o esce un giocatore in lobby, il gioco per qualche motivo lo rimette su senza time limit. Dovete sempre controllare, ragazzi, prima di partire, di avere il time limit. Altrimenti partite con l'idea di farvi una partita di massimo 40 minuti e dopo un'ora e mezza potreste essere ancora lì a giocare. E infine l'accessibilità, quindi la visibilità della lobby, se pubblica o privata. Ora, queste sono impostazioni che può cambiare solamente l'host della partita, quindi colui che crea la lobby. Ma questa zona qui, ragazzi, è accessibile a tutti i giocatori ed è utilissima perché ha tutte le mappe del gioco, ok? Dove potete, diciamo, organizzarle sia con i filtri, sia anche cliccando qui, in base a quello che volete. E avete le anteprime della mappa, quindi riuscite a vedere che mappa è se non la conoscete. Quindi farvi un'idea, anche magari per selezionare un deck piuttosto che un altro. Importantissimo questo tool. Per invitare un amico in lobby si può fare in due modi: o creando un codice invito, ok, che poi andrà incollato qui da parte loro, oppure se avete questi giocatori tra gli amici, qua vi comparirà il simbolo di una busta. Cliccate e praticamente li invitate direttamente nella lobby. Quindi gli comparirà un banner a loro qui che devono cliccare. E se cliccano entrano direttamente in lobby. Per farvi vedere, questa è, diciamo, vista da una posizione di non host. Qua non posso cliccare niente, però qua ci posso andare. Ora, com'è che giusto un altro piccolo appunto sulla lobby. Generalmente, ok, voi scegliete il gruppo da battaglia, ok, e mettete pronto. Ok, per mettere pronto si clicca sulla lucina, rosso non pronto, verde pronto. Penso che qua debba esserci anche anziché là, un shoot ready, ok, se non sei lost. Questo perché? Perché il gioco, quando tutti i giocatori mettono pronto, fa partire automaticamente la partita.
Come è successo prima, un attimo fa, che non so se avete notato, io però non l'avevo messo pronto. Solitamente, quando ci sono gli slot pieni, la maggior parte degli host fa partire la partita anche senza che tutti i giocatori abbiano messo pronto, perché diversi giocatori se ne fregano altamente di mettere pronto e non lo mettono mai o si dimenticano. Quindi la prima cosa che da fare durante quando entrate in una partita, ragazzi, è selezionare il gruppo da battaglia. Ok? Perché di solito si ha veramente poco tempo per selezionare quello giusto, perché l'host di solito può far partire la partita e fa partire un countdown, che lo sentite, si sente dal gioco, di 10 secondi, finiti i quali la partita parte, anche se non tutti i giocatori hanno messo pronto. Questo countdown si interrompe se un giocatore esce dalla partita. Il menu invece del solo, ok, è il menu per quanto riguarda tutto ciò che non richiede la connessione internet. Si parte dai tutorial, utilissimi, consiglio a tutti di farli se è la prima volta che vi approcciate al gioco, perché vi danno comunque delle basi importanti. Quello della campagna, che attualmente non è ancora disponibile, l'Army General, quindi campagna in versione Steel Division. Skirmish, che praticamente, sì, qua mi diceva che ero ancora nella lobby della partita di prima, che è praticamente una partita in locale contro l'intelligenza artificiale, quindi voi e i bot, sia alleati sia nemici, né più né meno. Le operazioni, che sono anche queste partite contro l'intelligenza artificiale, ma a scenari. Tra l'altro ne hanno fatto uscire un'altra, devo ancora finirla. Anche qui potete impostare la difficoltà, come potete impostare la difficoltà anche dei bot, ragazzi, la freccetta qui. E infine la schermata in cui potete caricare replay e salvataggi vari. La schermata delle opzioni invece è una schermata molto importante che si compone sostanzialmente di una serie di sottomenu che non vanno schifati, ragazzi. La prima volta che entrate nel gioco conviene che ve li passate tutti un attimo sott'occhio, perché ci sono delle impostazioni molto utili che vedremo dopo, o comunque in seguito, che vanno modificate. Si compone appunto del tag gameplay, interfaccia, controlli, audio, video, quindi qua ragazzi tutte le impostazioni per la finestra, la risoluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vabbè, la privacy policy che tanto non legge mai nessuno, e i crediti dei francesi che hanno fatto questo gioco, perché sì, ragazzi, purtroppo la Yougen è una compagnia francese. Per questo video è tutto, e vi aspetto al prossimo, dove andremo a no, non togliere default, assolutamente no. Dove andremo a vedere l'interfaccia di gioco e alcune meccaniche di essa. Alla prossima!